Eccoci qui, ciao a tutti da Lorenzo Favaro, cofondatore e presidente di Sport Analysis Academy. Oggi sono in compagnia di Matteo Stradi, che è qui vicino Buongiorno. a me. Ciao Matteo, Ciao e vogliamo Lorenzo. fare questo breve video di 5-7 minuti in cui voglio presentarvi Matteo e soprattutto darvi un'anteprima di quelli che saranno i percorsi formativi che la nostra scuola di videoanalisi farà insieme a Matteo, ok, da ora in poi, in modo autonomo, con delle lezioni dedicate proprio da lui e delle lezioni invece dove lui sarà docente. Matteo, ti faccio un piccolo cappello di introduzione. Diciamo Sì. che Matteo ha questa etichetta, è il primo match analyst che Wisecout ha assunto quando è iniziata. Per cui diciamo che nonostante sembri e sia comunque giovanissimo, Matteo ha un bel po' di Ti ringrazio. esperienza. Prego a te. E ha lavorato e lavora tuttora, lo considero un match analyst professionista perché lavora con squadre di Serie A o comunque anche all'estero di altissimo livello e quello che ho chiesto a Matteo è quello di portare la sua esperienza, di farvi vedere nei due percorsi di formazione che faremo, quello di introduzione per chi non ha mai fatto la match analysis, Matteo ci darà delle linee guida per iniziare, mentre per chi già è Esatto. un match analyst certificato, un match analyst professionista e lavora nel mondo del calcio, Matteo darà informazioni, soprattutto delle linee guida, su come si fa la videoanalisi tattica per squadre di Serie A, B e C. E soprattutto Matteo ora andrà anche a condividerci del materiale e non solo scrive le relazioni pre-match, post-match, ok, in italiano, ma lo fa anche in inglese. Quindi può essere sicuramente d'aiuto per chi collabora da remoto, ok, per una società professionistica in Italia e all'estero. Quindi Matteo, ti lascio a te la parola, un minuto per raccontarci che ci sei, nonostante ti abbia fatto un cappello un po' più lungo di un minuto. A te la parola, grazie. Ti ringrazio Lorenzo. Brevemente posso appunto raccontare come è cominciata la mia esperienza di match analyst ormai appunto 17 anni fa con Wisecout, per una serie possiamo anche considerare fortuita di coincidenze che mi hanno portato a conoscere appunto i fondatori all'epoca di Wisecout, che ovviamente era una realtà piccolissima. È stato l'inizio appunto dei classici dal basso, come si suol dire, e col tempo l'azienda si è evoluta in maniera più che positiva, e io ho appunto sempre ricoperto, diciamo, il ruolo di Chief Analyst all'interno di Wisecout, cosa che poi mi è stata anche riproposta nella mia esperienza invece con gli Stats Scout gli anni successivi. Quindi possiamo dire che io ho queste due collaborazioni con, diciamo, le più grandi, possiamo definire le aziende che si occupano di match analysis nel mondo, e in più qualche esperienza autonoma all'interno di club, come ad esempio stagione 2013-14 nello staff del Genoa. E appunto, l'intento di questo corso è quello di offrire delle linee guida perché per chi si vuole approcciare al mondo della match analysis, sia diciamo partendo da basi più elementari, sia per chi è già all'interno del settore e vuole magari migliorarsi, vuole implementare le proprie conoscenze e appunto lo studio della match analysis. Riflettere. Quindi vi ricordo che Sport Analysis Academy è in fase di inizio. In fase di inizio voglio dire che partiremo qui da metà giugno o verso fine giugno, grazie con Matteo, per questa nuova serie di percorsi rivolto uno a persone che iniziano e approcciano al mondo della videoanalisi, due persone che già sono dei match analyst ma vogliono Esatto. approfondire, soprattutto per chi come Matteo ha avuto la fortuna di essere il primo match analyst di Wisecout e soprattutto di fare della sua passione il suo lavoro ormai da più di 10 anni, anzi Matteo, ormai da 17 anni. 17 anni e non sono certo pochi. No. Quindi vi aspettiamo tutti, a breve uscirà anche il modulo di registrazione con i vostri dati e con Matteo non è altro che un salutarvi e Un rivederci qui a saluto. fine giugno. Ciao a tutti e Ciao a grazie ancora. tutti, un Grazie a te. saluto. Ciao Matteo. Grazie a te, Ciao ciao. Lorenzo. Ciao ciao.